21 luglio 2014. Questo è l'audio aggiornamento per Radio Punto Vivo, l'aggregato al sito di locateviva.it che utilizzo saltuariamente per degli aggiornamenti rapidi, o perlomeno spero siano rapidi. Siamo in pieno periodo di vacanze. Purtroppo queste ultime giornate sono state contornate da fatti grandi ma molto brutti e tristi. Non voglio usare parole di retorica, ma quello che sta accadendo a Gaza è un'altra vergogna per l'umanità. Lo squilibrio di forze in quella che si vuole definire guerra, ma che non è guerra, è semplicemente un ennesimo massacro, perché è sotto gli occhi di tutti, perché la cosa, finché fa notizia, perché ci sono tanti morti, rimane nei titoli di prima pagina sui grandi media. Dopodiché ci stanno facendo abituare a tutto, no? La guerra la guerra civile in Siria, piuttosto che altre cose. Non ultimo voglio ricordare quel fatto gravissimo accaduto qualche giorno fa e che ci riporta a quel 26 giugno del 1980 nei cieli di Ustica, e quindi mi riferisco a quell'aereo della Malesia che è partito da Amsterdam, è stato colpito con su passeggeri civili di varie nazionalità nelle terre di Ucraina o Ucraina, dove stanno attraversando un altro momento della follia umana che si chiama guerra e che ancora non sappiamo com'è, quali conseguenze avrà su noi cittadini europei, soprattutto quando terminerà l'estate e si avvicinerà il nuovo inverno, e visto che noi siamo comunque dipendenti per le riforniture di gas da quelle zone. Ma al di là di quello che colpisce è lo spreco di vite umane. Ma a parte questo, ecco, questo volevo essere semplicemente un fermarsi un attimo per riflettere su questa assurda assuefazione che ci hanno portato con la prima guerra all'Iraq, alla parola guerra, facendola diventare una delle parole che entrassero nella nostra normalità quotidiana. Anche per questo ho voluto nuovamente esporre, e non la toglierò più, la bandiera della pace sul mio balcone di casa. Come altri cittadini in giro per l'Italia, vedo che l'hanno o lasciata lì da sempre o l'hanno riesposta, senza però trovare quella diffusione massiccia in cui c'è stato nei primi momenti, dove sembrava quasi una moda, dove molti erano i balconi che l'avevano esposta. Per fortuna, ai mondiali di calcio in Brasile ci hanno mandato a casa, altrimenti avremmo visto soltanto tricolori appesi. E i tricolori sono stati riposti nei cassetti e torniamo alla routine quotidiana. Il sito di locativia.it è stato aggiornato, ma come ho già scritto nei vari tweet che periodicamente riporto in primo piano, non ha quella cadenza sui fatti specifici locali che hanno sempre avuto durante il corso dell'anno. Questi riprenderanno a settembre, dopo il periodo delle vacanze. Però Locativiva come sito continua il suo impegno. Non ultimo, quest'oggi ho voluto pubblicare la dichiarazione, o perlomeno la motivazione di voto, del consigliere comunale Giordano Ambrosetti su quella nuova tassa chiamata Tasi,
La votazione è stata fatta nell'ultimo consiglio comunale del 15 luglio scorso, invito chi volesse leggerla a leggerla ed è a disposizione. Il sito di Locativa è uno spazio autonomo, indipendente, di partecipazione civica attiva, che non significa voler fare propaganda a questa o a quell'altra forza politica presente all'interno della nostra comunità locale. E ho voluto anche sottolineare, e mi aveva colpito molto nei giorni scorsi quando ho sentito l'intervista per la presentazione del libro dell'ex magistrato Roberto Settembre. Mi aveva colpito molto. Difatti sul sito è possibile trovare anche la registrazione podcast dell'intervista fatta a Radio 3 venerdì pomeriggio scorso. Loredana Lipperini, nella trasmissione Fahrenheit, che va in onda tutti i giorni dalle 15 alle 18. Una bellissima trasmissione a cui io sono affezionato moltissimo, non perdo mai quasi le puntate, perché anche quando sono in giro con le mie auricolari seguo una trasmissione radiofonica molto bella, dedicata ai libri e a tanti altri argomenti di forte interesse culturale, e che invito chi non, per carità, chi non la conoscesse, ma non ce n'è bisogno perché sto parlando di una radio del circuito nazionale ed internazionale, Radio 3, una delle migliori radio in questo momento presenti e attive nel nostro bel paese. Ho speso 6 minuti e tre quarti, ne voglio spendere ancora uno, due, tre, forse non di più. Forse non ne varrebbe neanche la pena, però non può passare inosservata. Non può passare inosservata quella riabilitazione del Caimano, l'ex cavaliere che ora addirittura pretenderebbe di ritornare in campo, visto che era stato messo fuori gioco da quelle sentenze, da quella sentenza di quei fatti che. Io non voglio entrare nel merito di quei fatti, però un particolare mi ha colpito molto. Questa mattina leggendo qualche giornale, no? Dove dice che è stato assolto perché il reato di prostituzione non esiste, la prostituzione non è un reato. Testimoni che sono state portate in corso di Porta Vittoria a dichiarare che non avevano, che appunto che dovevano dichiarare che non era vero, che era, insomma, praticamente sono state portate un elenco di personaggi, di persone, di ragazze, per un discorso di falsa testimonianza. Ma se il fatto c'è stato, ma il fatto non costituisce reato, ma il fatto c'è stato, e quelle ragazze sono state portate là a dichiarare che non c'è stato il fatto, quindi ne vedremo ancora forse delle belle. La cosa non bella è stata ed è questo scambio, questo grande vergognoso scambio. Era prevedibile, si sentiva nell'aria da chi bene o male, anche nel mio piccolo, seguo questi fatti con un certo interesse, non solo per l'attualità, ma proprio così per i fatti in generale. Era nell'aria che il Caimano anche questa volta l'avrebbe fatta franca. Quello che è vergognoso è il nostro capitano di brigata che vorrebbe rivoluzionare, buttare a mare la Costituzione italiana, modificando con la giusta rabbia dell'antipolitica causata dalla politica sporca e corrotta, cavalcando quella rabbia, quella sfiducia purtroppo, ha fatto un sacco di promesse che fa ricordare né più né meno il professor Monti con la signora Fornero e quello che ha combinato a molti lavoratori e lavoratrici italiane. Quindi questa sua aria da bullo di paese, da bullo da bar, dove col sorriso sulle labbra cerca di ingannare, come hanno fatto altri, il popolo italiano, soprattutto una parte, la parte più, probabilmente la parte che è più numerosa, ma anche la più debole rispetto alla possibilità di difendersi davanti all'aggressione violenta dell'economia, dei giochi finanziari, delle speculazioni. Ecco, non è tanto il Caimano che resuscita, che probabilmente, perché sarà un po' difficile che torni ad essere il Caimano, quello
per cui appunto Nanni Moretti aveva dedicato quel film che merita sempre di non essere dimenticato. Non tornerà più quel caimano. Ma il furbacchione toscano che vuol far credere che avendo rottamato quella parte vecchia della gerontocrazia politica nazionale, dove ognuno è stato messo in qualche posticino dove non brontolare, o magari brontola, ma tanto non rompere le balle. Tutti sono stati accontentati. Ma l'assurdo è che stanno facendo una serie di danni dove stiamo rischiando di pagarne le conseguenze, di farle pagare alle nuove generazioni, perché non si butta via il valore della carta costituzionale, perché un conto è dire ha bisogno di essere aggiornata, un altro conto è quella di essere stravolta e che vada a discuterne una riformulazione, la riforma della carta costituzionale insieme ad un condannato, ad un pregiudicato. Questa è la cosa grave. Uno poteva essere d'accordo o non d'accordo con le forze politiche, con i rappresentanti delle forze politiche che hanno fatto la carta costituzionale, hanno scritto la carta costituzionale italiana. Ognuno sulle sue posizioni, da destra e da sinistra, dal centro moderato dell'epoca alla sinistra di quel partito comunista dell'epoca. Ma che garante e esecutore di questo rinnovamento pericoloso dove sta togliendo spazi di democrazia reale, effettiva, che gradualmente ce ne accorgeremo sui loro effetti, questo veramente diventa un fatto molto preoccupante, che la superficialità di questo personaggio che è abituato a stare in posa davanti alle televisioni, a fare le sue battute, a parlare nel tosco inglese a modo suo, nell'essere bravo a farsi i selfie quando gira per la strada con i bambini o con i nonni e le nonne, ebbene, e con i suoi personaggi o le sue personaggio patrimonio di una sua scelta innovatrice di portare molte donne all'interno della sua componente di governo, dove molte di loro erano filo bersaniane, erano filo lettiane, ora sono tutte filo renziane, a vederle, a sentirle nei salotti televisivi a volte l'immediato istinto che fa nascere è quello di cambiare canale o spegnere il televisore. Quindi il signor Matteo Renzi, io come singolo cittadino, quindi un pochissimo, un granello di sabbia in un deserto, sono diffidente perché mi accorgo che dietro le sue battute da simpaticone, dietro questo suo sfavillare di grande impegno a favore delle nuove generazioni, dove non ci credo, lo vedo più simile alla Fornero e alle delusioni che ci ha dato il professor Monti e al non far nulla dell'altro politico proveniente dal suo stesso percorso partitico del signor del tosco fiorentino, oggi tra l'altro seduto a Palazzo Chigi senza che nessun italiano lo abbia votato in maniera diretta, ma diretta semplicemente in quanto non è stato candidato. Il suo 40% che sventola preso alle europee è frutto di una ubriacatura da mass media, secondo la mia modesta e semplice opinione. Per cui se quando tutti i media si mettono, si coalizzano per far vendere un prodotto e riuscire nella vendita, bene, questo è il risultato che abbiamo oggi a Palazzo Chigi. Queste sono le mie semplici considerazioni che mi piace esprimere attraverso questo piccolo mezzo di comunicazione e di partecipazione civica attiva. Per oggi è
ho detto tutto, penso che i prossimi aggiornamenti, audio aggiornamenti con radio.vivo.it per locatevia.it riprenderanno a settembre con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia di partecipazione civica attiva, come sempre. Un saluto a tutti da Enzo D'Onofrio per locatevia.it.